Vinci a regina! Vinci io! Ma se cos'è la regina? No, è perché io ebbe figlio. Ora ne scialamo tutto. Ora non poteva bruciare tutto. Ma perché io? Cioè io vinno qua con tanto entusiasmo. Per me a Reggio Calabria, per me se c'era una scossa di terremoto, mi se levava tutto. Mi lasciavo 10% in buone cristiane. Stiamo andando allo stadio per Regina Pisa. C'è indurigito pure un tafaccio, sicuramente ci sarà qualche pisano. Io non so chi abbia scritto Forza Pisa. Però andiamo a stare attenti, ci sono i pisani. Siamo a Pisa, si marriccio, ecco. La spazzatura. Lascia la fuori la spazzatura, tu Alfredo, lascia la fuori. Siamo a Reggio. Arriva il Pisa. Arriva il Pisa. Guarda, il campo è sempre una sorpresa. Certo. Io dico che vince la regina. Certo. Noi tifiamo per la regina, anche se sappiamo che la squadra del Pisa è forte. E vabbè, però il pallone è rotondo. Ce la faremo! Ce la faremo! Ce la faremo! Senta, secondo lei il pallone è rotondo? È ovale. Ovale? Vedi quando è salve, ovale. Salve. Che bello questo negozio. Vedi quando, quando facciamo vedi pubblicità? Mi fa piacere. E si ricordi che il pallone è ovale. È rotondo. Caro Alfredo, nella vita l'amore ti fa soffrire, ma meglio una bella amicizia che un brutto amore. Senta, con quale faccia va allo stadio? C'è il Pisa, lo sa? C'è il Pisa, ma noi sogniamo di vincere anche col Pisa. Vinceremo. E vinceremo. Vinceremo. From Cardiff, Calabrisella Cardiff. Ecco perché lei ha questa faccia così sorridente. Allegra, sorridente. Dobbiamo vincere anche col Pisa. E possiamo farlo. Anche no, poteva evitare di dire anche. Perché... anche, perché il Pisa è una squadra importante, ma noi possiamo vincere. Bravo, mi fa piacere la sua positività. Lei è positivo, e mi no, allontano. Sono negativo con il Green Pass. Poca gente, però pure si chiovono mattoni. Ho capo, Sabani. Bravo. E ora le metti su quella rete. Però c'è il Pisa, c'è il Pisa. E allora, c'è il Pisa. C'è il Pisa. E quindi? Come l'affrontiamo? A botti di mazza? Magari. Speriamo andava buona. Noi non dobbiamo aver paura di niente. Di nessuno. Di nessuno. Comunque vada, siamo sempre qua. Siamo sempre qua. Anche se piovono mattoni. Bravo. Forza. Alcuni dicono non sono queste le partite da vincere. E non me lo dica pure lei, non me lo dica. Si vinceva è meglio al cuore. E certo, perché c'è più soddisfazione a far male a una bravo, grande. Bravo. Secondo me è molto importante oggi vincere anche per il semplice motivo che magari ci possiamo anche allontanare, visto che le altre squadre si sono un po'. Mimmo, aspetta un attimo. Mimmo. No, Domenico. Che ci possiamo allontanare visto che le altre squadre magari si sono un po' arenate, diciamo, non hanno. C'è solo il Cosenza che magari ha preso i 3 punti, però doveva vincere. Come deve vincere il Codone domani oggi? Ma se vincono id, perdono noi, è meglio che perdono id, no? Però se vincono noi è meglio. Ce la faremo! Ce la faremo! Ce la faremo! Lo chiediamo a un esperto. Ecco, lei ha paura del Pisa? Certo che ho paura, non sì. Faccio non avere paura. Non tirano banco, pare che c'è qualcosa che... Dicono, non sono queste le partite da vincere. Ma io ci tenterei. Perdere fa sempre male, contro chiunque, quindi... Non è che cambia molto se il Pisa o l'ultimo in classifica, meglio non perdere. Perché Reggio Calabria lo merita. Speriamo che combattano. Il Pisa secondo me, come il Monza, secondo me, ha dei punti in più perché il Lecce e il Brescia si fanno preferire. Ma noi dobbiamo giudicare la partita, questi 90 minuti,
se noi giudichiamo tutto il campionato, il Pisa è in cima alla classifica e noi. Quindi, limitatamente a quello che succede oggi, un episodio all'inizio a favore e a sfavore può condizionare tutto quanto. Sembrano cose scontate, ma non è così. Ecco. Lei me l'insegna. Forza Regina! Aggiungiamo un altro fattore che c'entra solo come scaramanzia o come voglia di vincere, che il Pisa nell'arco di quest'anno e mezzo, limitatamente al periodo negativo di quando nel primo tempo noi l'anno scorso giocavamo benissimo e perdevamo le partite alla fine, vedi con Venezia, vedi con Cittadella, con il Pisa io ricordo benissimo che fino al 90esimo vincevamo 1-0. Il Pisa due minuti prima fece dei cambi, pareggiò e un certo Sibilli, che io conobbi in quello che segno, al 95esimo. E anche quest'anno, che la Regina non ha giocato con la Pisa, all'inizio autogol e rigore, voglio dire, e poi c'è Nicolas. E poi c'è Nicolas. Che non è una cosa di secondaria importanza. Speriamo bene. No, sarebbe una bella vittoria. Perché il momento opportuno, a parte Frosinone, dopo quella bella parentesi, di continuare. Poi mercoledì c'è quell'altra partita, comunque sicuramente c'è più fiducia di un mese fa. Il Pisa. E noi, la piccola regina che però aspira a diventare grande, almeno oggi. Non ho niente da aggiungere. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Chi è il nonno? Il nonno porta, allora è il nonno che va col nipotino o il nipotino col nonno? Tutte e due, ma è il nonno che è più emozionato, perché il nonno si ricorda 51 anni fa, quando allo stadio andava con suo papà e io c'ero quando c'è stato quel gol di Merighi. E oggi sono contento di essere qui col nipotino e spero che lui si ricordi nel tempo che sono andato allo stadio con mio nonno quel giorno che abbiamo battuto il Pisa con 2-0, ha segnato Menez. Ti ricorderai, vero principe? Glielo auguro di cuore, ma con tutto il cuore, il regino, e con emozionato, perché è una cosa bella vedere il nonno e il nipote. È vero, eh? Buona giornata. Grazie. Vinceremo. E forza sempre. Regina. Sempre. Mi rilascia un'intervista. Non ha una sciarpa dell'Amaranto, non ha niente. Lei è colorato di Pisa, è colorato di Pisa. No, come quando mai? Sì, è nero azzurro. Non c'è nella mia intelligenza, no, che mi do alto. Ha detto che i pisani sono storti. No, ma non mi permetterei mai. Lei ha detto, offende la mia intelligenza, perché io le ho detto che hai i colori. Che siamo della stessa zona, penso che reputo che siamo... No, ma se lei si veste così, io non sono della sua zona. Mi sono vestito di domenica dalla pasta col sugo. Senta, la regina? Ma speriamo, penso che ce la facciamo oggi, una bella vittoria sarà. Sono fiducioso, anche perché noi giochiamo meglio con le squadre più forti e dobbiamo con le squadre meno forti, purtroppo. Speriamo bene, va bene. Ok caro, buon divertimento, ci vediamo dentro. Va freddo, state andando allo stadio? Ecco, ho detto a dei signori che più che Regina Pisa sembra Pordenone Udinese, il suo grido che fa. Tempo, oh, no. Certo, sì. Ecco. Lei tifa per il Pordenone o per l'Udinese? Che dice lei? Tutte e due, Pordenone. Sembra più Pordenone Udinese che stiamo vivendo con, esatto, noi, no? Anche a noi, di questo stava parlando domenica. Proprio oggi, sì, oggi per i peri tifosi. Sì, ma infatti non c'è nessuno. Un attimo che rispondo. Ci siamo noi. Rispondo all'avvocato. Ci siamo noi. All'avvocato. Avvocato. Avvocato carissimo. Avvocato, dov'è? Ti ho visto un imbiruto, E venga qui, ecco. Se l'avvocato... Quindi, come finirà Pordenone Udinese? Sì,
ci sarà un gol a freddo a questo punto. Cioè, qua è vero. Poi mai dire mai e viceversa. E poi il ribaltamento da parte nostra. Sì, forse intendevi a freddo, al caldo, a freddo da caldo. Quindi passerà in vantaggio il Pisa, però noi ribalteremo. Mi sembra 2-1. Sì, vabbè, io ci stai, anche se insomma il gol non lo vorrei prendere. Meglio soffrire per poi gioire che gioire per poi morire. Assolutamente no? Sì. Assolutamente. Meglio soffrire per poi gioire che meglio morire per poi. Vabbè, no, ecco lui la saluto, sì, l'avvocato. Meglio gioire, meglio soffrire che per poi gioire anziché soffrire per poi morire, giusto? No. Sta cosa a camera Romanau sta giornata. Quindi meglio soffrire per poi gioire. Che gioire per poi morire, no? Che gioire per poi morire. No, vabbè, ora mi hai convinto. Mi è piaciuto, sì, cosa... sì, lei è un poeta, un poeta. Perché io la mattina ascolto una trasmissione di un uomo un pochettino confuso e mi dà delle idee bellissime, veramente. Vabbè. Mi aiuta a iniziare la giornata bene. Però giovi. Essere la vittoria che salva il campionato? Ma secondo me sì, una vittoria importante che sicuramente rende merito alla squadra e alla società che è stata sempre lungimirante e ha visto sempre positivo. Però c'è una regina perfetta oggi. Oggi veramente un Menez straordinario, ci ha fatto vedere una tecnica veramente eccelsa. Grazie. Bocca al lupo. Una regina perfetta, che succede? Lo sapevo che vincevamo, era la nostra giornata. E lo sapevi, non potevi venire così, non potevi. Due a calmo, no? Mi dispiace per chi che non vennero. Perché? Perché sono sto. No, non potono venire. No, comunque, vedi l'intelligenza dell'allenatore? Sì. Non ha sostituito, uno solo sostituiva. Perché? Per non farli arrabbiare, che dice stai giocando buono perché me l'hai cacciato. Quindi oggi è stato bravo perché non ha sostituito. L'altra volta è stato bravo perché ha sostituito. È l'intelligenza. Comunque, io ero già fiducioso. Abbiamo una bella squadra. La domanda è, quanto pisa a Regina? Diciamo l'80%. Va bene. Grazie. Fra qualche settimana arriviamo a 100. Vabbè. Quindi una regina strana, troppo perfetta. Come mai? È andata bene. E dobbiamo ora incominciare a guardare verso l'alto e non più verso il basso. No, guardiamo zitto. No, guardiamo così. Vedi che carino. No, carino. Ciao. E allora? È stata una bella partita. I giocatori hanno giocato una partita strepitosa, Menez è stato veramente stellare. Cioè, una partita intensa, 95 minuti di intensità. È stata una partita veramente combattuta, 11 guerrieri, dobbiamo avere questa mentalità, in campo devono essere 11 guerrieri. Perfetto. Forza Regina. Ciao. Tanto tempo che non la vedevamo, una bella partita così, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto un centrocampo solido. Abbiamo retto bene. Primo tempo 5 minuti che sono stati giocati intensamente. Poi si sono allentati un po', però ottima regina. Una gran bella regina. Partita. Io mi sono arrabbiato alla fine perché non è stata sempre così la regina. Questo bene. È difficile, però i giocatori giustamente sono quasi tutti gli stessi. Qualche innesto però ha cambiato un po' gli equilibri pure. Ho goduto 95 minuti, però dopo la goduria sì, ti sei arrabbiato. Mi sono arrabbiato, perché non fummo sempre così? Per il semplice motivo che prima c'era Maretta, diciamo che c'era Maretta nello spogliatoio o a livello societario, non si sa. Certo. Si sono uniti i ragazzi e hanno... Soprattutto Menez oggi è stato strepitoso. Menez, è un plauso a quel ragazzo del 2002, il centrale. Ciao bello! Ciao caro! Ciao! Bella regina. Bellissima.
non potete dire niente. Tutto bello, ma Galabinov non corre. Quasi quasi non ci credevamo. Non corre. No, Galabinov secondo me ha sbagliato. Non so, sape. Ma so cosa. Vabbè, ma lo perdoniamo. Ciao. Alla prossima. Ciao. Una bella emozione. Bello. L'avete vista la partita o ho visto al cinema? No, sì, al cinema. Cinema. Oggi che film avete visto? Oggi sono film però c'è figliolo lottano. Quando lottano sono lotti, quando giocano così, giocano cuore, è buono. Vabbè. Spettacolo. E andiamo avanti, la prossima, vediamo. Ciao, ciao. Ciao. Che è triste, sì. No? No, ma chi cazzo? Tristi sulla guerra purtroppo. Vabbè, questa è una tristezza. La regina ha vinto. Lei è contenta? Benissimo! È contenta. Faccio vedere come siamo. Felici siamo. Come felici siamo. Siamo felicissimi. Siamo felici, una bella regina. Bellissimo. Di salambo, non c'è niente per noi, di salambo. Di salambo. Contentissimo. Oggi è una bella partita. Contentissimi. Contentissimi, soprattutto del gol di Jeremy Menezzo. Finalmente l'ha fatto giocare. Sì. Sta facendo vedere quello che ha fatto vedere anche negli anni precedenti con il Milan, il Paris Saint-Germain, squadre di altra categoria. Ecco, vabbè, diciamo che ha giocato con l'intensità giusta, sì, pure sì, lui. Sì, sì, sì. Tutti. Vabbè. Un po' di stanchezza alla fine, ma è normale, tutte queste partite vicine. Peccato, dico io, perché... Ecco, oggi abbiamo visto finalmente la regina. Sì. Non l'abbiamo vista in altre occasioni, però va bene così, dai. È giusto, contentiamoci. È ciao. Auspici! Auspici! Siamo grandi! Siamo grandi! E salvezza ormai! E salvezza! Guarda chi c'è! Chi c'è? Silvio Callea, un saluto a Silvio Callea, ciao, da Milano! Ma va, cioè, va. Lui è allora, compare Silvio! Guarda, guardate su TV Reggio, dopo come c***anaccio si dice, comunque sì. Siamo forti Silvio, siamo forti. E fallo parlare. Ecco, e guarda, parlo. No, Silvio. Pronto al treno. Ciao. Ecco, perché parli al telefono perché con questo perché lui è a Milano, pazzo? Perché lui è la mia vita Silvio, come era suo padre Saverio. È la mia vita la famiglia di Callea. Sta ruvonando la vittoria, no, difficile no, regina. No, non ruona, perché la regina è la mia vita, come tu. Io sono pure tu, a me vita, come Roberto Panucci a me vita, sì, come Fagiola a me vita, so, comunque Silvio, ci vediamo, forza regina. Meritavamo la sconfitta, minimo sia uno. Ma me ne frotto, me ne frotto, guarda l'ora, dici tutti i costi che ho fatto di TV, dai. Ciao. Bella vittoria. Bellissima, oh no, vittoria. Una bellissima. Partita con un'intensità. Partita maschia, ecco. Aspetta, ti metto la mascherina. Sì, sì, la mascherina, ecco. Bellissima. 95 minuti, stavo dicendo, di intensità veramente bella, bella partita, di grande bella partita, intensità. Veramente. La partita ha giocato col cuore pure. Sì. Abbiamo squadrato il cuore. Ti scialasti o no? Sì. Un gol soltanto abbiamo fatto. Vabbè, ciao. L'importante è che vincimo. Ci accontentiamo. Ciao, bella partita. Ciao. 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 C'è troppa intensità, tutto intorno a volta. Abbiamo fatto una bella partita. Che è successo secondo te, Nato? Che è successo? Abbiamo fatto la partita giusta, quella che dovevamo, la regina c'è sempre, ricordate. Un momento difficile ci siamo sempre. Assolutamente sì, però voglio dire io poi alla fine mi sono un po' arrabbiato, cioè dopo la paura perché giocata con intensità, mi dice ma perché non giochiamo sempre così? Non sempre ti permettono le altre squadre di giocare. Il Pisa oggi è venuto qua, era convinto di fare punti, ma alla fine... è uscito fuori l'agonismo, la nostra voglia di vincere, di mantenere questa categoria. Andiamo avanti. Ciao. Grazie. Ciao, forza. Ciao. 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 Vergognatevi. Vergognatevi. Sì, pupacci. E a Nicolò Sciaccia. Con le mani, con le mani, con le mani, già, già, con il culo. Ciao! Lei si deve vestire sempre da... Così. Così, da pisano, è andata bene. Sì, infatti. Infatti. 1-0 Menezzo, una bella partita, un'intensità... La difesa comunque ha fatto il suo. È stata importante la difesa oggi? Non solo, ha giocato tutta la squadra. Sì, ma la difesa... ha difeso abbastanza bene, comunque avevo previsto la vittoria, è andata bene o no? Assolutamente, non potevo venire per casa tranquillo. Potevo dare un bello ora gelato crema regina. Ciao. Ciao.